grazie a tutti. In questi ultimi giorni sapete tutti la tragedia che accade nel nord della Siria. Il popolo del nord della Siria, che non è composto solo dal popolo curdo, lì vivono arabi, yezidi, assiri, turcomani, vivono gruppi etnici diversi, però vivono in pace, hanno lottato contro l'ISIS, stanno difendendo la loro democrazia. Noi non possiamo accettare l'invasione turca. Erdogan sta cercando di eliminare i curdi lì, sta cercando di eliminare un gruppo etnico. Noi non possiamo accettare questo, e a non accettare deve essere il nostro governo, che deve dire basta le armi alla Turchia, basta proteggere le aree alla Turchia. Dal nord della Siria non è partito neanche un sasso per dire che lì ci sia un pericolo verso la Turchia. E non possiamo neanche accettare che Erdogan continui a minacciare con i profughi, con le vite degli esseri umani. Non possiamo finanziare Erdogan in questa maniera. È un dittatore, dobbiamo accettare che è un dittatore e fermare tutto con lui. Un'Italia democratica, un'Europa democratica non può accettare questi compromessi, non può abbassare la testa contro un dittatore. Il popolo curdo, i popoli del nord della Siria hanno dimostrato con tutta la forza la resistenza della città di Kobani, 11.000 morti. Abbiamo dimostrato al mondo intero che non ci fermeremo, ed è il messaggio che oggi i compagni mandano dal nord della Siria: non ci fermeremo davanti a nessun tipo di fascismo, perché noi siamo antifascisti! È la responsabilità dei nostri governi a dimostrare che quei diritti umani a cui noi crediamo, su cui è fondata l'Italia, da cui i partigiani ci hanno protetto, tutti i diritti umani, a non dare nessuna opportunità a questo fascista di Erdogan. Io concludo, ma vorrei concludere a un grande applauso sentito per i compagni che in questo momento stanno lottando a Serekane. Sentire gli applausi forti, forti per Serekane, Serekane!